Buongiorno, benvenuti dalla rassegna stampa. Svolta Merkel, patto UE, Unione Europea più flessibile. Nomine anche, un attimo che ho illuminato tutto, comunque va bene. Nomine anche l'Olanda dice sì alla Mogherini, potrebbe diventare il ministro degli esteri della comunità dell'Unione Europea e di fatto abbandonando quindi l'incarico nel governo Renzi e questo aprirebbe in qualche misura, no? Anche eventuali avvicendamenti. Renzi all'Europa governerò per 1.000 giorni, scontro sulla immunità, il Partito Democratico la voleva pure il Movimento 5 Stelle. C'è Prandelli dentro o fuori, brividi azzurri, Prandelli in campo per vincere, ce l'auguriamo, visto quello che ci costate. 4 milioni e 700 mila euro di trasferta. Iraq, la jihad in 140 caratteri perché il terrore diventa social, quindi si usa anche Twitter. Pubblico impiego, i dubbi del Colle. Andiamo a cercare subito un altro giornale immediatamente, vediamo se abbiamo, eccolo qua, Libero per esempio. Sindaci mangia soldi, buchi neri dei comuni. Vediamo. Aggirano la legge, mantengono migliaia di poltrone in società in perdita che hanno più consiglieri di amministrazione che dipendenti. Oppure, come Marino, svendono il Circo Massimo ai Rolling Stones e all'immondizia, mentre De Magistris, Luigi De Magistris, ex magistrato e attuale sindaco di Napoli, snobba i napoletani e pensa ai gay. Balotelli è immobile, l'Italia tira fuori il coraggio, lo vedremo. Per Renzi arriva l'ora di rottamare l'allegro chirurgo, Maurizio Belpietro con l'editoriale, evidentemente parla di Marino, il sindaco di Roma, che voi sapete essere chirurgo. Boschi, smascherata, bugie sul Senato, eresie sulla Thatcher, poi il favore a Zanonato con i fondi neri destinati alla politica. La Merkel apre, però noi restiamo fuori. La flessibilità promessa sui conti è inutile per gli italiani. Pericolo UNESCO, le Langhe rischiano la fine di Pompei. Beh, insomma, basta vedere quello che è successo ieri. Ieri l'altro, cioè, scusatemi. Più flessibilità, la svolta dell'Unione Europea, il titolo di apertura del Messaggero. Patto di stabilità, Merkel apre alle richieste italiane sulla proroga del pareggio in bilancio, il Premier così si evita la manovra e si liberano 6 miliardi, Mogherini verso la Commissione. Immunità, piovono accuse al Senato, Guerini pronti anche a cancellarla, anche. Sciolto anche il nodo dei militari, riforma della pubblica amministrazione alla firma del Colle. Ripartire dall'industria, il tabù rotto dal governo, Prandelli contro l'Uruguay sarà come una finale, caos Pompei, custodi precettati contro le serrate. Yara Microspia seguì Bossetti per 4 giorni, però insomma ci abbiamo messo 4 anni, come mai? E poi improvvisamente tutto questo. Vabbè. Andiamo avanti, volevo trovare l'avvenire. Sì, vabbè, intanto prendiamo il Fatto Quotidiano. Ecco qua, sorpresa, la Merkel cede ai socialisti europei, anche Renzi potrà spendere di più in deficit, l'Italia ha giusto bisogno di aumentare un po' il debito pubblico. Vabbè. Immunodeficienza acquisita, Marco Travaglio, ecco i due sì del governo all'immunità, Boschi ministra a sua insaputa, la titolare delle riforme fa la gnorri sull'impunità ai senatori non più eletti, poi ma subito relatori Finocchiaro, PD e Calderoli per la Lega, la sbugiardano, la sua bozza era un colabrodo, qui c'è Maria Elena Boschi, poi vediamo, noi prestanome di Galan, soldi anche in Svizzera, per la questione Mose, Sting diserede i figli Farinetti, no ai miei, lascio Eatli. Prandelli, battere l'Uruguay ce lo chiede la patria, ma insomma finiscila di fare il cretino, ma per piacere, ma io insomma veramente non se ne può più queste stupidaggini, ce lo chiede i soldi che pigli Prandelli, eh? Che vi pigliate tutti quanti e coi soldi delle nostre tasche, qui 47, poi il resto sarà business, sarà quel che volete. Ma qui 47 milioni, sono tanti, tanti per andare in viaggio, non capisco. Italia è il giorno del giudizio, decisiva la partita di stasera contro l'Uruguay, con un pareggio si passa il turno, Prandelli dobbiamo pensare alla patria. L'ho uccisa, mi ammazzo anch'io. Una telefonata annuncia la tragedia a Siena, accoltella la moglie e poi si getta dalla finestra. Svolta Merkel, almeno rigore e riforme. Quindi,
ha preso un po' in simpatia Renzi, dai. Affittato a 7.954 euro, questo che vedete era il circo massimo per il concerto romano dei Rolling Stones. Così è stato ridotto dalla imprevidenza del sindaco da 72.000 spettatori. Vi lascio un attimo a guardare questa foto, con tutto il profondo rispetto che ho per i Rolling Stones, ma si può fare una cosa del genere e soprattutto per questa cifra? Scusate, questo è il circo massimo. Caccia al pirata killer del piccolo Jonathan, la tragedia di Ravenna. Caso Yara, una telefonata al figlio tradisce Esther. Massimo, stai attento. Mo' tutto adesso. Il Sole 24, vediamo un po' cosa possiamo prendere. Merkel, flessibilità nel patto dell'Unione Europea. Napolitano, Italia impegnata in Europa per forte cambiamento. Guidi, 20 miliardi sbloccati ora piano per il Made in Italy. La rivoluzione copernicana della dieta. Vabbè, la dieta lasciamola perdere per favore, tanto abbiamo già problemi un po' più grossi. Volevo trovare l'Avvenire, l'ho trovato, eccolo qua. Meriam è libera. Ecco, finalmente qualcuno che lo dice. La Corte d'Appello di Khartoum ha annullato la condanna a morte della donna per apostasia, il fatto, la decisione politica dopo la mobilitazione internazionale. La cristiana più volte minacciata è stata portata in un luogo sicuro. Io al suo posto farei le valigie appena libera e me ne andrei dal paese. Orrore in Iraq, decapitati centinaia di soldati e poi, come vedete, qui ci sono una valanga di notizie, vediamo un po'. Arretrato civile dimezzato entro l'anno. Questa potrebbe essere una buona notizia per tutti coloro che aspettano novità dai palazzi di giustizia. La scossa deve venire. Primi europassi sulla strada giusta. Andiamo avanti ancora. Cominciamo con i locali, se ho finito, mi pare di sì. Cominciamo con il giornale dell'Umbria. Ancora il prefetto in primo piano, caso Repucci, i prefetti d'Italia contro la politica. Rivedere i criteri di scelte tanto delicate. Mamme e droga dopo la rimozione a Perugia c'è Tombesi. Azzurri senza paura, con l'Uruguay qui non si evidenzia nulla perché è proprio una foto, quindi mettiamo tutto il quadratino rosso. Azzurri senza paura con l'Uruguay, ore 18, lo spareggio per gli ottavi. Poi il cuore artificiale del giovane Saverio smesso di battere. Nel 2010 l'operazione, unico caso in Italia, la vicinanza alla famiglia. Rogo TK Ast, rischio prescrizione. Ustionata dal barbecue, resta grave. Ambulanza in veste, auto, un ferito è successo a Cerbara. Cantieri a luglio si sblocca. Arriva il decreto per far ripartire le opere. Ci sono anche la Perugia ancora nell'ex carcere. Dai, non ci credo. Non è possibile, è un'emozione. Assemblea PD, roadmap di Leonelli, riorganizzare e pacificare per tornare a vincere. Sarà dura non tornare a vincere, ma pacificare. Nei comuni Spoleto, primo consiglio, giunte in odio a Perugia, Terni e Foligno. Oggi il primo consiglio a Bastia Umbra. Quintana, Metelli, a settembre due giostre. Ecco perché non si può. E dice università, ma quanto è aura la mediocritas? Ne abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale. Insomma, va meglio l'università per stranieri rispetto all'Ateneo, che proprio, come dire, no, non esiste più nelle graduatorie del Sole 24 Ore. Ecco, vedete la rincorsa dell'Ateneo, cioè Morricone. Ho trovato un'istituzione sfilacciata che va ricostruita e lo studium scivola nella classifica. Il nuovo prefetto dice che ci vorrà un mese, ma potrebbe, perché no, forse anche venerdì, no? Venerdì c'è il Consiglio dei Ministri, vedremo. Nucci che lo scrive, si allungano i tempi dopo la rimozione del Repucci, intanto spunta un nuovo video. Ravanelli, tranquilli, l'Italia ce la farà, crimine minorile allarme, togli le slot e pagherai meno tasse. Triplicati, separazioni e divorzi, botte dal marito, soccorsa dai vicini, donna ferita al volto, scende in strada a chiedere aiuto, lui denunciato. Il trasimeno in piena salute spopola sul web. Bella promozione di centinaia di post e foto sui social media tour. Magnifico, 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 davvero. Questa è una cosa, una bella, bella, bella notizia, no? Il nostro lago.
Messaggero nazionale, chiedo scusa, locale, droga, guerra senza sconti. Il procuratore Galati dopo il caso prefetto dice: la battaglia non si è mai fermata, ottimi risultati. Repucci prima di andarsene in una scuola non hanno i controlli con i cani poliziotto. PD Leonelli lancia la sfida per non perdere la regione. Oh, quando da questa modesta postazione lo dicevamo, tutto era probabile, tutto era possibile. Qui si fa poca ricerca. Rettore Bacchetta e prof. L'università per stranieri rischia di perdere finanziamenti. Due mondi, la partenza è donna, Spoleto tutto pronto per il festival. Fogliettone, braccialetti rossi, cercasi cinese a Perugia, un annuncio affisso nei giorni scorsi alla bacheca di Palazzo Gallenga, poi temporali, l'angolo del meteo, ce lo dice Gilberto Scalabrini. Andiamo a cercare Corriere dell'Umbria, eccolo qui. Umbri ipocriti sulla droga. Video inedito di Repucci e Sgarbi lo difende in TV. Vabbè, Sgarbi, dai. La guida della prefettura al vicario Tombesi. Sgarbi che fa sempre il provocatore, no? Tre donne per i due mondi, Festival di Spoleto, c'è l'Italia, Uruguay, c'è Italia-Uruguay, è l'ultima occasione per rimanere in corsa. SGL Carbon sull'orlo del baratro, lavoratori a rischio, c'è la legge contro il gioco d'azzardo, poi la scossa il PD, ecco la roadmap. Assalto con il muletto per rubare la cassaforte, mi smetti stretta finale per la nuova giunta, Parrilli presidente del consiglio comunale, siamo già alle fasi finali in alcuni, cioè, ormai fasi iniziali in alcuni comuni. Saverio non ce l'ha fatta, è morto il ragazzo che aveva un cuore artificiale. Mi pare di aver dato conto di tutti i giornali, volevo però annunciarvi una notizia che riguarda l'Umbria, un'operazione dei ROS che è partita da Reggio Calabria, eccola qua, scusate, questa qui, magari apriamo il media così riusciamo a parlarne meglio. Eccola qua, insomma, sarebbero 54 ordinanze di custodia cautelare e per la cosca dei Molè, la cosca 'ndranghetosa dei Molè. Pare veramente smantellata dall'ottima operazione dei carabinieri del ROS. Perché ve ne parlo? Perché è su Umbria Journal, perché aveva interessi, manco a dirlo, anche nella nostra regione, oltre che ovviamente ed evidentemente in Calabria e nel Lazio. È tutto per questa nostra rassegna stampa del mattino. Buona giornata.